Čačanka Vera Novaković, koja živi u italijanskom gradu Treviso, sa grupom donatora iz ovog mesta uručila je danas novčanu pomoć za 42 dece bez roditeljskog staranja i socijalno ugroženim, a prema spisku Centra za socijalni rad u Čačku. Oni su uz prisutstvo predsjednika Skupštine opštine Čačak Velimira Ilića i predsjednika izvršnog odbora Skupštine opštine Čačak Milana Kandića lično uručili pomoć u iznosu od po 50 nemačkih maraka. Ja sam profesor, godinama dolazim ovde, u ovoj našoj situaciji mislim da najviše pate deca, pa smo želeli da pomognemo koliko je u našim mogućnostima deci. Naša ideja je i da se deblokira, da kažemo, naša zemlja, da se Jugoslavija ponovo vrati u Evropu u što brže vremenu. Želje nam je da se priča o nama, jer su, na zapadu se uglavnom ništa ne govori. Mislimo da narodi ne mogu da budu neprijatelji, to se trudimo da objasnimo i našim prijateljima Italijanima koji su davali novac za decu do sada, što mislimo da nastavimo cele ove školske godine. Pomoć su ovog puta primili i Jovana Ljubisavljević, stara 8 godina, i Vuk Glišović, star 9 godina. Od njima od rođenja brine naša sugrađanka Nada Abdulah. Ovih 50 maraka za njih puno znači jer, kako kaže gospođa Abdulah, naknada za porodični smeštaj kasni već 6 meseci. Sad trenutno imam samo Ljubisavljević Jovanu, inače dvoje dece ima kod moje majke, koja je više od 20 godina decu tako negovala, pa ja sam tako spontano uz nju počela, ja imam možda oko 15. godina, tako kako sam decu počela da gajim. I bilo je dece dosta koje su usvojena, koje su otišla, imalo je dece koje su tako bila kraći period, nekoliko meseci ili nekoliko nedelja na smeštaju, ali njih dvoje su tu stalno, od rođenja, kao bebe uzete iz porodilišta. Decu smatramo kao svojim, pružamo im sve koliko su naše mogućnosti, mada je sad svuda kriza i u svetu i ovde. I kažem, ova pomoć što je stigla sada od ovih donatora koji se sete da ipak postoje i takve deca i takvi ljudi koji su ugroženi, jer porodični smeštaj koji dobijamo novac za porodični smeštaj je kasnije već 6 meseci. Pa ima tu skale, imaju za predškolsku decu, onda za školsku decu, za predškolsko 845 dinara, a za dete školsko sada je povećeno na 1100 dinara. I ja također radim. U 1. oktobru sam zaposlena, međutim već ne radim mesecima na čekanju, bez ličnih primanja, mužu, ceru, tamo je porušeno, znate, ono bilo već, i tako da smo ugroženi sa svih strana. Delfina Ćorić, direktor Centra za socijalni rad u Čačku, kaže da je za ovu humanitarnu akciju, koja će trajati i dalje, predviđeno 82 dece koje treba da dobiju pomoć. Žela bih da se zahvalim gospođi Veri Novaković i njenim saradnicima na ovoj humanoj akciji, da je to izraz krajnje ljudske čovečnosti i humanosti prema deci koja su zaista najugroženija bez roditeljskog staranja i da će ova akcija trajati duže. Inače, ovo je treća humanitarna akcija koja je organizovana od strane donatora preko Centra za socijalni rad u Čačku.
la pompa che non ce l'ho più nessuno. Però se fa troppo contro il sole non viene bene, Franco. Così io già lavorava lui. Hai visto che adesso ha cambiato lavoro? Lui, perché ha cambiato, che poi lui è stato fortunato che aveva chi li poteva aiutare. Comunque lui dice che è buono, buon rapporto con gli italiani. È stato invitato due volte a fare la visita in Italia, però adesso non ha potuto, perché segue questa questione di, diciamo, politica che gli interessa di più. Questo è un uomo. Bene, questa è una Brasile. Da tutto il costore, da sacro dell'Ene, con un peiendo, mette con il mio ministro, con la stornese tua elezze, blocchi su lingua italiana, il mio costore, ciò che vuole in Italia, può essere la 6 settembre. Sacro del mio primo riacco, ma non vorrebbe essere stato come il medico, tutto di scuola stupi, di medico, da tanto di stendi, rispetti da pochi, e non c'è ospite. I bombardieri di aerei del nostro governo, degli americani, che la NATO a bombardare. Noi abbiamo visto Belgrado e la Serbia per la prima volta e pensiamo che è un paese europeo e che loro, come i nostri fratelli, devono essere dentro a questa grande comunità europea e non cacciati fuori continuamente come adesso con le sanzioni. Abbiamo scelto di venire, solo i popoli unendosi tra di loro potranno evitare in futuro queste guerre terribili che distruggono le cose, ma soprattutto Serbia, Jugoslavia, da questo se ostali narodi ma con il suo rispetto che non c'è la da Islam e da questo posto in Iran e da noi che Ucinici, a Ciabra, a Cervici, a come se vedemo le gulisole a tutte le zone magrada ne bude struje, jednostavno. Radom Telejović, predsjednik opštinskog odbora SPS. Dobre volje iz italijanskog grada Treviza. Današnju posjetu humanitarete iz italijanskog grada Treviza, našem Čačku, inicirala je rođena Čačanka Vera Novaković, koja trenutno živi i radi u Trevizu. Jednostavno, ja sam rođena u ovom gradu, živjela sam, velika želja da pomognem ovima ljudima koliko je moguće, jer ja poznajem ove ljude i znam da su dobri ljudi i da znam da nisu onakvi kakvi na svemu to predstavljaju u svetu. Samo vi humanitarni pomoći, mi smo dobili od Centra za socijalni rad spisak od 82 dece, nama je cilj da uspije. La scuola di economia e commercio? Sì. Parla, parla. Parla, parla. Saluti ai ragazzi e ragazze.
ragazzi italiani. Siamo nel ginnasio di Čačak. Ecco Gigi, ecco una signorina del servizio d'ordine, questa è la Vera, questo è il suo nipotino e adesso andiamo dentro dal direttore. Vera, spiega cosa c'è scritto. Siamo nel ginnasio di Čačak, sono 162 anni di esistenza di questa scuola. A mia sinistra si trova il preside, vicino al preside il professore di geografia. Quante classi ha questo liceo? Puoi chiederle. Questo liceo ha 45 classi. E 1600 studenti. E svi odlično prolaze na prijemnim fakultetima. Jedna od najboljih škola, to znaš. È una delle migliori scuole nella zona e non hanno problemi per iscriversi all'università, dove ci sono Vera, chiedili se vogliono dare un messaggio agli studenti italiani. Pa da budu onoliko dobri koliko priroda blizine sa našom zemljom to dozvoljava i da budu isto onoliko prema našim raspoloženi koliko su ovi prema Italijanima. Allora, il preside augura che sono studenti italiani buoni quanto la vicinanza di due paesi permette e altrettanto di volerci bene quanto noi serbi vogliamo bene agli italiani. U velikom biocenu tektonski rasedanjem razdvojilo od Balkanskog i Apeninskog poluostrva, narodi Italije i Jugoslavije su blisko i istorijski vezani i upućeni jedne za druge, na druge i daje da se držimo zajedno. Allora il professore di geografia dice se nel periodo miocene ci ha diviso il mare Adriatico, i due popoli, italiano e jugoslavo, serbo in questo caso, sono popoli vicini e augura che si continuino con questa vicinanza e con questo sentimento positivo. Noi vi ringraziamo e speriamo che questo messaggio apra il cuore dei nostri giovani italiani, soprattutto dei giovani. Stiamo uscendo da questo liceo, come vedete. Si salutano gli studenti del liceo. Ciao! Che sa un po' l'italiano, qui studiano l'italiano e l'inglese come lingue, sono simpaticissimi, vediamo il piano di sotto, le mie riprese non sono ottime, ma come vedete è anche una scuola gradevole. Particolare interessante, sono molto organizzati e si arrangiano, come vedete, a fare la sorveglianza, vengono responsabilizzati in questo modo. Siamo appena usciti dalla scuola, adesso vi faccio vedere dove si colloca
Ecco là i nostri eroi. Questo è il liceo dal quale siamo appena usciti. Questo loro nome in cirillico. E girando su me stesso vi faccio un po' vedere com'è qua la situazione. Vede, siamo in croce, questa è una zona pedonale, qui c'è una chiesa e di fronte c'è la scuola di economia che abbiamo visitato prima. Vediamo la targhetta, eccola lì, in cirillico. Ecco il nostro amico, il nipote di Vera, ciao, di qualcosa all'Italia. E qui è la panchina dove noi adesso ci siederemo a tabbio. Ecco, questa è una fabbrica che vediamo da un cavalcavia. Guardate il livello di distruzione che c'è. Sto cercando per quanto possibile di darvi un'idea anche dei particolari e dell'insieme. Guardate, adesso mi avvicinerò a Vera per sapere di che fabbrica si tratta. Ecco, mi sono avvicinato a Vera, adesso Vera, tu sai di che fabbrica si trattava, riesci? Si tratta di CER, è una fabbrica che produceva le stufe che funzionavano con la corrente, in quanto la maggioranza della gente si riscaldava con la corrente. Ecco, quel CER, c'è la scritta. Eccolo qua, sto inquadrando adesso la scritta. All'inizio, Vera. Cosa c'è? È stata bombardata. E là in fondo è la stazione principale. Adesso da questo luogo ci avvieremo, laggiù vediamo altre macerie non ricostruite, è difficilissimo ricostruire le fabbriche. Faccio vedere come sono già stati, vedete, riparati i tetti delle case erano tutti. Andiamo più vicino e sono stati, vedete, tutti riparati. Qui ad Otto Chac Chac, siamo sempre qua. Lascia, continua a dormire. Vai. Andiamo. Abbia fatto Buena, ideš.
Idziesz baš na testa. Sono le 4 del pomeriggio, questi sono studenti che vengono da una scuola, siamo sull'argine del fiume e vengono dalle scuole, c'è una specie di campus enorme, salgono sull'argine di questo fiume e da qui se ne andranno. Ecco uno che saluta, ciao, li faccio anch'io ciao, vediamo le loro facce come sono, se sono dei mostri. Ciao! Eccone altri che arrivano, dove sono? Eccoli là, vediamo come sono. Ma sono tutti simpatici qua, a dire il vero, eh? Ah, che forti! Bene, per questa stradina, e di qua cosa c'è? Un mega impianto sportivo. Vedete, campi di calcio, di pallacanestro, di pallavolo. Allora là qualcuno che gioca, là questa è una insegnante femmina, meno sembra insegnante da qui ma lontano, vediamo di qua questo albero, altri campi, c'è tutto un mega complesso. Ciao! Ci salutano, qua vanno a cambiarsi, una specie di spogliatoio, ecco adesso arriva ora a filmare l'insegnante. E pian, va pian, tardi. Vediamo che entrino. Ecco, sento un pallone. Dov'è? Cerchiamo di scoprire se è un pallone da calcio. Sì, è da calcio. Sappiamo bene che sport facciano, no, giocano anche a pallavolo. Sono molto simpatici e sempre allegri. Non ho tennis, guardate, non so se lo vedete, vado più vicino, mi tocca correre come un matto. Ecco, quello si vede chiaramente che è una racchetta e la palla messa in tasca. Il resto penso non mi interessi. Di qua vedevo prima che c'erano in fondo, ma è troppo lontano per andarci, anche dei bimbi che giocano a calcio. Spero possiate vederli. Siamo ancora qua sull'argine. Due persone si avvicinano, ma vi voglio far vedere un'altra cosa che ho visto. Guardate qua, per voi è una cosa usuale che siete di montagna. Guardate cosa sono, tronchi, legna. Qui non erano abituati, ma adesso con l'inverno che andrà, farà andare il termometro a meno 20 gradi Celsius. L'unico modo per scaldarsi sarà la legna. Stanno inventandosi stufe, stanno comprando legna, perché per scaldarsi in molti casi sarà l'unico modo. Vedete, questi sono già segati, guardiamo meglio, anche il bimbo guarda perché non l'ha mai visto fare. Guardiamo sta macchina, ma sembra un po' antiquata, cambio posizione per farvelo vedere meglio. Ecco, mi sono spostato, è una sega a nastro, come vedete, antica, guardiamo il meccanismo da vicino, è una tecnologia antica perché non perché sono arretrati, ma perché non avevano bisogno di questi attrezzi. Da noi c'è la moda del caminetto, qui non c'era. C'è l'embargo, non possono importare petrolio, non possono aggiustare centrali. Sta facendo la lotta, vedete, si divertono. Ciao! Che forte che sta. Come vedete Gigi non sa cosa fare, non aiuta per la legna, comunque vediamo. Ah, altra casa, altra legna. Vedete? Sta venendo brutto tempo e questo è un nylon che ricopre una legna. Guardate che belle case che hanno, sono stupende, sono dei giardini favolosi. Non so se riesco a fare delle riprese decenti, ne dubito, cerco di darvi un'idea. Guardate che cura che hanno questi giardini. Ci sono molte paraboliche, ci tengono molto a essere informati.
servono adesso anche perché, oh guarda qua, anche perché sono stati distrutti i ripetitori che stavano sopra qui la montagna, non abbiamo potuto vederli, la zona è anche radioattiva. Ecco là che affiora un'altra parabolica e come vedete la situazione è tranquillissima. Ambasciata italiana con relativa coda di persone che attendono il visto. Siamo usciti dall'ambasciata e fuori dall'ambasciata abbiamo trovato un cittadino di Conegliano con cognome del Berunese, si chiama Cappeller. E ci ha detto che si sta bene, tutta brava gente, che lui ha detto alla sicurezza starà qua 6 mesi, ma starebbe qua anche 6 anni, perché proprio qua si sta bene e anche questa zona assomiglia al Veneto. Sto facendo una panoramica a 360 gradi perché vediate com'è bello una via qualsiasi di Belgrado. Ciao! Salutate, questi sono 3 disgraziati. Ciao, vi facciamo vedere l'edificio alto che è bruciato, gli hanno già cambiato i vetri ma una parte no, era tutto crollato, vedete lì tutto nero, il fumo, quell'antenna lì però non l'ha centrata. C'è la macchina dietro, ecco Egidio che mi chiama, ma abbiamo fatto bene a aspettare, sì. Dai, ma che come dice lontano. Poi io so che lo possono fare dai in ambasciata. Guardate che belle mamme, che bei bambini. Non vogliono farsi riprendere. Il bimbo piange, cos'ha? Eccoli. Come vedete si legge molto, come vedete si vogliono bene anche qui, guardate che felicità. Oh, un albero, aspettiamo che sbuchino, eccoli bellissimi, andiamo in cerca di qualche altra bella faccia. Oh, questa signora prima, e guardate sotto qua cosa c'è. Attendi, un bellissimo posto dove si incontrano i giovani. Vede, queste sono bancarelle di libera vendita di CD, costano dalle 4 alle 12.000 lire. Adesso vado vicino per riprendervi qualche CD direttamente. Sono in mezzo alle bancarelle, sto cercando Vera ed Egidio che fanno traffici, non si sa di cosa, adesso non li vedo ancora, mi sposto per cercarli, guardate che bella faccia che ha questa signora, ciao! Ecco!
Vasco che l'ho beccata, vedete, sta trattando Mercato Nero di CD da Belgrado a Treviso, anzi a Preganzione, guardatela là. Ecco l'altra figura a noi nota, faccio un po' più vicino. Andiamo a vedere cosa sta comprando. Controlliamo. Ah, è lei questa. Questo è no, ciao. Ciao. Diciamo, se vuoi dare un, dici se vuoi mandare un messaggio agli italiani amanti della musica. Ferma adesso, ferma. No, di parla. Hoćeš da kažeš nešto za Italiju. Da pokažem nešto za Italiju. Da kažeš nešto, pozdrav i tako nešto. Mogu samo da kažem, viva Italija. Ecco qua, avete capito tutti, non occorre traduzione. Guardate che bei CD. Questo è sempre il nostro punto di riferimento. Andiamo giù a vedere cosa c'è. Piano, piano. Ecco un autobus strapieno perché c'è poca benzina, solo di contrabbando. L'ambasciatore ci ha appena detto che la benzina passa tranquillamente dalla Romania e che l'Italia è contro l'embargo, come la Francia e la Spagna, ma sono i tedeschi che rompono i coglioni e gli olandesi. Vi faccio vedere una cosa che a Treviso ancora non hanno imparato. Vedete? Questo signore che legge sta costruendo questa scala, no? Sta costruendo questo buco. E cosa c'è dentro questo buco? Una galleria enorme dove ci sono tutti i cavi e tutto quanto. Lì c'è uno che lavora, ma non voglio disturbarlo, vedete? Tutti i cavi telefonici, eccetera. Per non dover bucare sempre le strade, al contrario di quello che succede a Treviso. Non è per farvi vedere questa bella ragazza che sono venuto qui, ma quella casa, guardate che stupenda. Stiamo provando dalla macchina, vedete? Questa, siamo in pieno centro a Belgrado, guardate che razza di affare, come vedete, sì, gli altri sono, eccolo qua un altro, è il secondo, impressionante, va sulla via principale di Belgrado. Stiamo andando a casa, è vero, appunto la telecamera. Čačanka.